Media Make, insieme a Ferri, Meyer, molti altri colleghi dell'area del Golfo e del Medio Oriente, per un incontro che è considerato molto importante, soprattutto perché abbiamo sostenuto in queste settimane, in questi ultimi mesi, che la crisi ucraina non dovesse farci distrarre dalle altre crisi e conflitti aperti nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente, a partire da quello siriano, ma anche dalla situazione in Libia, e quindi abbiamo ritenuto che fosse particolarmente importante l'incontro di oggi per dare seguito a questa affermazione, che altrimenti avrebbe rischiato di restare solo di principio. Abbiamo avuto modo, subito prima dell'incontro del London 11, di avere un incontro a 5, Stati Uniti, UK, Francia, Germania, Italia, su breve aggiornamento sull'Ucraina e appunto sulla Libia, in cui abbiamo, sull'Ucraina, se volete torniamo dopo con le domande, ma era un punto di condivisione della situazione, del punto in cui siamo. Sulla Libia invece una condivisione molto forte di preoccupazione rispetto alla situazione di passaggio istituzionale, sperando che nei prossimi giorni il nuovo primo ministro nominato dal congresso, possa dare seguito a questa sua nomina, vedere se si riesce a formare un governo che possa avere il voto del congresso. In ogni caso, per me quello che è importante è che ci sia in Libia un'autorità riconosciuta, legittimata, e con la quale quindi poter lavorare per rilanciare quel dialogo nazionale tra le diverse parti del paese, che è fondamentale perché la comunità internazionale possa dare sostegno al percorso di ricostruzione e istituzionale e economica e il controllo delle frontiere, di gestione della sicurezza. Abbiamo valutato l'importanza di ricondurre tutti i nostri sforzi, i singoli paesi, all'iniziativa delle Nazioni Unite, un'iniziativa importante di coordinamento. Io domani vedrò Ban Ki-moon, da qui parto per New York, e avrò modo di parlare anche con lui delle iniziative che le Nazioni Unite possono fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per rilanciare e facilitare il dialogo nazionale in Libia. E tutti i 5 paesi presenti oggi a questo incontro hanno riaffermato la loro volontà di coordinare i propri sforzi sotto il cappello, sotto il coordinamento delle Nazioni. Venendo alla Siria, il senso dell'incontro di oggi è quello di affermare e riaffermare un rinnovato impegno, anzi a maggior ragione dopo le dimissioni di Ibrahim, che sono solo di 2 giorni fa, per porre fine al conflitto attraverso una via negoziale. Su questo c'è stato pieno consenso, non mi nascondo che è stato un incontro molto difficile, perché la situazione è difficile sul terreno, difficile in Siria, e non ci sono soluzioni facili, non ci sono soluzioni miracolose, tutti quanti ne siamo molto consapevoli, ma abbiamo deciso di prendere una serie di misure in comune che sono anche brevemente e non esaustivamente citate in un comunicato che credo che venga rilasciato in questi momenti da parte nostra. Innanzitutto il sostegno all'iniziativa, a 2 iniziative in ambito Nazioni Unite, quella del deferimento della situazione in Siria alla Corte Penale Internazionale, un'iniziativa chiaramente che nasce in ambito Consiglio di Sicurezza, ma che tutti i nostri paesi, l'Italia, anzi l'Italia tra i primi, ha appoggiato e appoggerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, e una seconda iniziativa sempre in ambito delle Nazioni Unite rispetto all'assistenza umanitaria, operazioni di assistenza umanitaria cross border. Secondo punto, molto importante, il completamento dell'eliminazione delle armi chimiche del regime. Manca un 7-8% dei materiali. Abbiamo condiviso la necessità
stato questa operazione si completi fino ad arrivare al 100%. Come sapete è particolarmente apprezzato il contributo italiano a questa operazione di disarmo, in quanto mettiamo a disposizione il porto di Gioia Paolo per il trasporto dalla nave danese a quella americana, e contiamo di poter completare questa operazione nei tempi che erano stati stabiliti, se non ricordo male, nel mese di giugno. Terzo punto, il sostegno all'opposizione più moderate con le quali abbiamo avuto un incontro. Quarto, e forse più importante punto, non è una sorpresa, ma non avevamo avuto modo in questo formato degli 11 di condividere questa valutazione, la denuncia di elezioni presidenziali in Siria che suonano quantomeno surreali in una situazione di guerra conclamata, con una situazione umanitaria terribile, denunciata ogni giorno da fonti non governative, da fonti indipendenti, e oltretutto in contraddizione con il processo di Ginevra, a cui pure il regime di Assad si era impegnato. Quindi una doppia illegittimità dal punto di vista del percorso del processo di Ginevra e dal punto di vista delle condizioni sul terreno, che chiaramente rendono abbastanza surreale l'esercizio di elezioni. È stato anche citato durante i nostri lavori il ruolo che diversi paesi regionali dell'area possono avere nella risoluzione del conflitto, o almeno nel riavvio del negoziato a livello politico, tra questi anche l'Iran, in una forma ovviamente problematica, ma è chiaro a tutti che nel momento in cui proprio questi giorni si discute a Vienna del possibile assetto definitivo dell'accordo sul nucleare iraniano, è possibile e forse utile capire se anche sul dossier siriano può esserci un impegno positivo dell'Iran oppure no. Questo chiaramente è un punto che resta da verificare, da elaborare chiaramente insieme innanzitutto agli attori della regione, a partire dai paesi del Golfo e all'Iran. Io mi fermerei qui, credo che non abbiamo moltissimo tempo, ma ci sono per le domande. Sulla successione di Brahimi sono contatti, se ne sono lunghi. Non ne abbiamo parlato, sicuramente sarà oggetto con Ban Ki-moon. Credo che la cosa fondamentale, perché ci sono dichiarazioni anche di oggi, poco fa, rispetto all'auspicio che sia qualcuno che possa essere riconosciuto che queste parti che possono svolgere un ruolo di mediazione, è chiaro che Brahimi non si è evidentemente dimesso per incapacità personale, ma perché nello stato è arrivato in una situazione di stallo difficile da portare avanti. È chiaro che non si tratta soltanto di ragionare su un nome, su un profilo, su una figura, ma soprattutto di come provare a sbloccare corso di dialogo politico che dopo lo scontro di Ginevra 2 si è evidentemente arenato. Quindi al di là della definizione del nome, il punto vero è quali sono le condizioni per provare a far ripartire un processo di negoziato politico. Quindi un successore sarebbe sempre inviato sia di ONU che di Lega Araba? Non abbiamo parlato. Ucraina? Non dubitavo di venire fuori. Sull'Ucraina abbiamo fatto soltanto un piccolo punto di aggiornamento in formato 5 per condividere le informazioni considerazioni che abbiamo in queste ultime ore. Steinmeier in particolare è appena rientrato da Kiev e dal sud dell'Ucraina. Abbiamo ribadito la nostra volontà di sostenere il processo di elezioni presidenziali e parallelamente il percorso di revisione costituzionale in senso inclusivo, e
la necessità di fare tutto il possibile per sostenere la questione dell'OSCE, sia quella di osservatori elettorali, sia quella di osservatori monitor, la questione legata sul terreno di osservatori civili, e in questo senso appunto noi abbiamo cercato di aumentare anche il numero di osservatori con il numero che avete a vostra disposizione, perché l'obiettivo è quello nelle prossime settimane di impiegare numeri sempre maggiori, perché la presenza di osservatori civili dell'OSCE è un'organizzazione che è percepita come neutrale sia dalle diverse parti ucraine e anche dalla Russia, di cui la Russia stessa fa parte, e quello che so la Russia stessa sta contribuendo con questi osservatori, può facilitare il dialogo all'interno del paese e contribuire a processi di mediazione, che sono gli unici canali che abbiamo effettivamente per costruire le condizioni di sostenibilità di questo paese. Su questo in particolare ci siamo concentrati, abbiamo ragionato soprattutto su questo dialogo nazionale che è avviato, abbiamo cercato di accompagnarlo con misure più efficaci possibili per fare in modo che possa arrivare alle elezioni del 25 in condizioni di minore violenza